senza portiere, senza centravanti, ma anche senza spina dorsale. L'Inter, che è partita ieri per la tournée in Giappone, è una squadra decisamente incompleta. Si era detto che Simone Inzaghi avrebbe avuto gran parte della squadra pronta per il raduno che è avvenuto oltre 10 giorni fa, invece così non è stato. Mancano 2 portieri perché bisogna sostituire sia Handanovic sia Onana, mancano 2 centravanti perché bisogna sostituire sia Lukaku sia Correa, per il quale si spera venga trovata una sistemazione, poi mancano altri giocatori non certo di primissimo piano, ma comunque da dover inserire come l'ultimo difensore e l'ultimo centrocampista, che potrebbero spostare decisamente il valore della rosa, nonché il giudizio del mercato nerazzurro. Un Inter che dovrà fare i conti con acquisti da completare in tempi abbastanza brevi, perché siamo a fine luglio, perché mancano meno di 4 settimane alle esordio ufficiali in Serie A con il Monza nel terzo weekend di agosto. Ecco, la squadra è incompleta, la squadra ha necessità di inserire nuovi profili, di inserirlo subito. Marotta e Osilio sono rimasti in Italia, non sono partiti per il Giappone anche per questo motivo, perché ci sono tanti acquisti da concludere in tempi brevi. Il portiere è una priorità assoluta, l'attaccante è una priorità assoluta, poi eventualmente ci saranno magari altri acquisti in sostituzione di giocatori partiti per la tournée in Giappone, che però potrebbero essere ceduti da qui alla fine di agosto. Un Inter che riparte con molto meno rispetto alla passata stagione, anche in termini di leadership, di peso nello spogliatoio. Handanovic, D'Ambrosio, tantissimi altri giocatori che hanno lasciato la squadra, Brozovic, Dzeko, Lukaku, eccetera, e che devono essere sostituiti, motivo per cui bisogna inserire non un giocatore preso a caso o quasi, ma bisogna inserire un giocatore che sappia come giocare a certi livelli, in certi palcoscenici e in certe manifestazioni per vincerle. Perciò è da dire assolutamente no alla sostituzione dei giocatori titolari, o comunque dei giocatori che avevano un valore nello spogliatoio, con giovani o giocatori presi dalle medie o piccole di Serie A che non hanno mai lottato per qualcosa di più della salvezza. Questo è un qualcosa che l'Inter sta facendo forse in maniera eccessiva, a giudicare dai profili di cui si discute in queste settimane. Bisogna trovare giocatori con un altro carisma, con un'altra predisposizione e capacità di farsi trovare pronti in queste situazioni, perché l'Inter non potrà sbagliare dalla prima di campionato in poi, a differenza dell'anno scorso dove sbagliò tantissimo nelle prime giornate. Da adesso le amichevoli valgono di più dei test contro Lugano e Pergolettese: prima l'Al Nassr di Brozovic e Cristiano Ronaldo, poi il Paris Saint-Germain di Skriniar, poi si tornerà in Europa, la prima sarà contro il Salisburgo. Da adesso dall'Inter ci si attendono delle risposte e bisogna trovare sicuramente qualche cosa subito, perché i soldi delle cessioni di Brozovic e Onana ci sono, e adesso la dirigenza e la proprietà non hanno più scuse. Segui internews.it per restare sempre aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutto ciò che riguarda la tua squadra del cuore. Se sei interista, non puoi non aver già scaricato gratuitamente e recensito l'app Android o iOS per avere sempre a portata di mano le ultime notizie sull'Inter. Ci trovi anche su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Telegram. Se sei in cerca di approfondimenti ed esclusive a tinte nerazzurre, internews.it è quello che fa per te.